Io sono Monica Targusi e sono referente di questo progetto insieme ad altri colleghi che si chiama Ecosistema Spiaggia. Si chiama così perché in effetti noi vogliamo far conoscere ai ragazzi delle scuole medie a cui è rivolto il nostro progetto l'ecosistema spiaggia, dalla duna, come potete vedere, fino al Posidonieto, ovvero tutta la parte di spiaggia sommersa che arriva fino alle praterie di Posidonia, per spiegare loro l'importanza dell'approccio ecosistemico allo studio di questi ambienti, ma anche all'osservazione. Tant'è che abbiamo improntato il nostro progetto proprio sul concetto di ecosistema e quindi abbiamo trasferito ai ragazzi in un primo incontro a scuola come effettivamente l'ambiente dalla duna fino alla spiaggia sommersa sia assolutamente collegato. Chiaramente i ragazzi si sono dimostrati subito entusiasti perché la spiaggia la frequentano tutti, però magari non la guardano con gli occhi con cui gliel'abbiamo fatta guardare noi, proprio appunto con questo approccio ecosistemico nel suo insieme. Secondo me il progetto è molto ben articolato perché consiste di una prima lezione teorica a scuola. Sono venute le ricercatrici dell'ISPRA a scuola da noi a spiegare ai ragazzi l'ecosistema spiaggia, delle sue parti sommersa ed emersa, e poi la parte delle dune. È stato ben pensato come tempi, un paio d'ore di spiegazione con i video che ci hanno supportato. La seconda parte del progetto è oggi, una bellissima giornata di sole in cui i ragazzi stanno visitando appunto la spiaggia e stanno toccando con mano le cose che gli sono state raccontate nella prima lezione. Quell'escursione poi prosegue con una visita ai nostri laboratori, proprio perché in effetti volevamo poi anche far conoscere ai ragazzi tutti quegli organismi che vivono dentro l'acqua e che chiaramente in nessun modo avremmo potuto poi osservare qui in spiaggia. L'ultima lezione sarà di nuovo a scuola e si tireranno le conclusioni di questa bellissima esperienza. E a scuola c'è stata anche una parte teorica che è stata molto bella, dove abbiamo imparato molte cose e abbiamo fatto molte domande riguardo a questi argomenti molto interessanti. E devo dire che questo progetto mi è piaciuto molto. Mi aspettavo di meno, però mi è piaciuto molto perché abbiamo fatto tante attività ricreative, tanti giochi, esercizi, siamo divisi in squadre, quindi è stato molto bello. Sono stato molto contento di venire qui, ci siamo divertiti molto, ci siamo immersi nell'acqua e abbiamo giocato, abbiamo cercato molte cose. Cioè, questo progetto oggi che siamo venuti qui in spiaggia è stato davvero tra le gite più belle dell'anno e ci sono state anche molte attività per cercare vari oggetti nelle spiagge, cioè, abbiamo pure ridotto la sporcizia che c'era qui, l'abbiamo tolta, tipo contro l'inquinamento, diciamo. Mi è piaciuta molto la parte teorica sulla spiaggia perché ci hanno raccontato i vari animali, sia col guscio che si proteggono dentro e fuori la sabbia, poi anche nell'acqua. Poi ci hanno parlato anche molto delle dune, che c'è la zona delle retrodune, vari tipi di dune alte e basse con vegetazione. Oltre alle dune ci hanno parlato anche del mare, della spiaggia sommersa e delle posidonie che sono un habitat per molte specie di animali e vegetali sottomarini, come vari pesci, stelle marine, paguri e altre alghe. E poi quando si staccano dalla sabbia poi arrivano sulla spiaggia, contribuiscono a non far ritirare la spiaggia e farlo una specie di coperta. Prima siamo andati sulle dune e abbiamo fatto un lavoro dove vedevamo le varie tipi di piante che crescono sulla duna e poi siamo andati a dividere in due sacchi le cose naturali e quelle artificiali. La cosa molto interessante è che quasi nessuno di loro aveva mai osservato una spiaggia d'inverno. Tutti ovviamente la frequentano in estate, ma d'inverno una spiaggia assolutamente libera, naturale, non l'avevano mai osservata.
Abbiamo fatto anche una raccolta di rifiuti antropici e devo dire che i ragazzi sono stati veramente eccezionali e speriamo, insomma, che in qualche modo siamo riusciti a trasferirgli un po' di quei concetti di tutela del territorio, di conoscenza approfondita delle dinamiche che lo caratterizzano, per poi poter in qualche modo usarlo in maniera sostenibile.